Buongiorno e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Federfarmacia. Vediamo i titoli di oggi. Credifarma amplia l'offerta customizzata per le farmacie e sostiene i farmacisti in prima linea nella lotta al coronavirus. Farmacista oncologico territoriale, una nuova figura per la presa in carico dei pazienti fragili. Federfarma Como, Chieti e Ferrara rinnovano le cariche sociali. Banco farmaceutico consegna a medici e infermieri prodotti all'acido ianuronico per curare irritazioni da guanti e mascherine. Durante questo periodo di pandemia, le farmacie hanno avuto grosse difficoltà ad ottenere risposte dalle banche tradizionali. Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma, per Federfarma Channel fa il punto sulle opportunità in termini di prodotti e servizi finanziari che Credifarma mette al servizio della farmacia. Uno dei primi strumenti è PharmaPOS, la prima offerta completa che offre uno smart POS di ultima generazione con molteplici peculiarità e scontistica dedicata. Il POS sarà a canone scontato e commissioni azzerate per tutti i pagamenti inferiori a 10 euro sino al 31 dicembre 2020. Tra gli altri prodotti c'è PharmaFast Plus, linea di credito dedicata per le canalizzazioni del POS, il cui utilizzo viene autonomamente deciso dal farmacista che in qualsiasi momento ne può disporre senza essere vincolato dal raggiungimento di un plafond di incassi. Ma ascoltiamo l'intervento di Alessandrini. Evidentemente la straordinarietà del momento che stiamo vivendo non ha precedenti. In continuazione peraltro si alternano informazioni che si accavallano in continuazione. In questo periodo qui noi abbiamo sentito il dovere di dare ai nostri farmacisti delle indicazioni molto chiare sulla nostra operatività che è stata sistematica, completa e peraltro è stata anche ampliata con dei nuovi prodotti e dei nuovi servizi. In questo periodo il farmacista, la farmacia, ma l'intero paese ha avuto difficoltà ad avere un'interlocuzione fluida con il sistema bancario tradizionale. Come detto, Credifarma ha operato sistematicamente in continuazione nei confronti della farmacia con un catalogo prodotti consolidato e con delle novità customizzate sulle specifiche realtà ed esigenze della farmacia. Penso al package PharmaPOS attraverso il quale noi abbiamo offerto numerosi vantaggi alle farmacie, ne cito uno ma ce ne sono tanti altri, quello per esempio che tutti i micropagamenti fino a 10 euro fino a fine anno sono esenti da commissioni. La farmacia mai come in questo momento deve essere messa in sicurezza anche come presidio per quanto riguarda la salute delle persone che ci lavorano dentro e dei pazienti e dei nuovi consumatori che entrano all'interno della farmacia, quindi un leasing, un noleggio operativo sugli scanner attraverso i quali poter andare a rilevare la temperatura delle persone oppure altri prodotti per la sanificazione dell'ambiente, unitamente a tutti i prodotti di finanziamento attraverso i quali andare a mettere in sicurezza la componente finanziaria della farmacia modulando nel tempo il debito e quindi garantendo un'assoluta correlazione tra gli incassi e i pagamenti. Il farmacista oncologico territoriale come figura professionale nuova per dare risposte concrete ai bisogni dei pazienti. L'identikit delle competenze e l'analisi delle opportunità legate alla sua integrazione a pieno titolo nella rete di assistenza ai malati sono i contenuti di OncoCare Networking in Oncologia, documento realizzato da EDRA in collaborazione con Sandoz e Novartis, che raccoglie interventi di autorevoli professionisti impegnati sul fronte della gestione della cronicità. Farmacisti più specializzati, in particolare per dare risposte ai pazienti con malattie tumorali, ai quali offrire, ove possibile, anche spazi di privacy per consentire un rapporto più confidenziale. Delinea così il possibile ruolo delle farmacie nell'assistenza ai pazienti oncologici Vittorio Contarina, vicepresidente di Federfarma, intervenuto alla presentazione. Contarina rileva anche la volontà dei farmacisti di specializzarsi sempre di più in questo settore. Noi farmacisti ci sentiamo parte del percorso dei malati oncologici che oggi sono sempre di più cronici e che quindi noi incontriamo sempre di più.
Rinnovati i vertici di Federpharma Como, Chieti e Ferrara. Eletto presidente di Federpharma Como Attilio Marcantonio, seguito nel lavoro dal vicepresidente e responsabile rurale Cesare Guidi. Federpharma Chieti ha scelto Giancarlo Visini alla presidenza e Angelo Labrozzi alla vicepresidenza. Infine, la presidenza di Federpharma Ferrara è andata a Stefania Menegatti e il ruolo di vicepresidente a Paolo Forlani. Sono oltre 12.000 le confezioni di crema all'acido ialuronico donate da IBSA Farmaceutici Italia e consegnate da Banco Farmaceutico alle strutture sanitarie di 6 regioni. In particolare in Lombardia l'operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione di Federpharma Lombardia e in Veneto grazie alla collaborazione di Federpharma Veneto. I dispositivi medici sono destinati a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario impegnato nella gestione della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Le misure protettive che devono adottare per prendersi cura di chi ha contratto la polmonite da Covid-19 comportano irritazioni ed escoriazioni. Le confezioni di crema donate sono utilizzate nel trattamento di escoriazioni di origine chimico-fisica e come coadiuvante nei processi di rigenerazione tessutale. Questa donazione è un modo per dimostrare concretamente la nostra vicinanza agli operatori sanitari in prima linea in questa emergenza, ha affermato Luca Crippa, CEO di IBSA Farmaceutici Italia. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è a domani, buona giornata!